Che poi ti chiedi alla fine una roba del genere, da dove può uscire? Una notizia di questo tipo, da dove può venire? Magari da Lercio, magari uno scherzo, è un articolo di un giornale parodistico, satirico, e ti rendi conto che non è Lercio e dici va, cosa può esserci di più stupido di Lercio che dice insomma le cose apposta per far ridere? Una cosa veramente stupida, una cosa inutile, una cosa. Libero, libero, sarà libero. No, ti rendi conto che non è nemmeno libero. E allora continui a chiederti com'è possibile? Com'è possibile? I tweet. In questi giorni è scoppiata una polemica tutta da ridere, secondo me, riguardante Robert Downey Jr., che nel 2008, nel film Tropic Thunder, avrebbe interpretato una blackface. Che cos'è la blackface? Dovete sapere che diversi decenni fa attori bianchi venivano chiamati per interpretare i ruoli, purtroppo molto spesso parodistici, di persone di colore e venivano truccati in un modo particolare, sottolineando, parodizzando, rendendo eccessivi i tratti delle persone nere. Questa cosa oggi è considerata offensiva per motivi più che giusti, rimanda a una tradizione decisamente che dobbiamo lasciarci alle spalle. Sono state tante testate online che hanno riportato la notizia di questi tweet, di questa polemica, di questa guerra, su cui oggi io non intendo indagare perché è talmente stupida e adesso vi spiegherò perché. Tropic Thunder è un film del 2008 con un cast stellare diretto e interpretato da Ben Stiller. Il genere è guerra commedia demenziale, praticamente un gruppo di attori si ritrova a recitare in un film che ricostruisce delle cose che sono successe all'interno della guerra del Vietnam o comunque in una giungla del sud-est asiatico. Nel film ci sono molti attori, tra cui lo stesso Ben Stiller che lo dirige, Robert Downey Jr. e Jack Black. Il primo interpreta un attore in decadenza che cerca in questa pellicola la sua redenzione, la sua nuova nascita. Jack Black interpreta un attore che viene da commedie demenziali dove interpreta personaggi obesi, stile il professore Matt, che mi pare si chiami una roba come i ciccioni, i ciccionazzi, i cicciobombi, una cosa del genere, quindi volendo qui ci sarebbe anche del body shaming. E poi Robert Downey Jr. interpreta un attore australiano biondo occhi azzurri che a sua volta sta interpretando un personaggio di colore. Tramite il metodo Stanislavski si va a immedesimare nella parte a 360 gradi, dipingendosi la faccia, mettendosi una parrucca, lenti a contatto, eccetera. Io vi consiglio questo film in primo luogo per toccare con mano e vedere, in seconda battuta per usufruire effettivamente di un ottimo prodotto. Il film diverte, è una pellicola intelligente e girata bene che soprattutto, e qui arriva il punto, parodizza le dinamiche interne a Hollywood. All'interno di questa narrazione, Jack Black è un attore che deriva da un umorismo a scorregge, tra virgolette, alla Massimo Boldi, dove effettivamente verrà detto che questi film non fanno ridere. Le persone non amano l'attore che interpreta Jack Black in quanto ottimo professionista e comico. No, la gente ama le sue scorregge perché il cinema che produce è becero, è stupido ed è di bassissimo. Come gli ho detto, una specie di Massimo Boldi. Boldi alla fine non fa mai ridere, almeno negli ultimi 15 anni, 20 anni, non fa mai ridere, mai. Semplicemente scuote l'umorismo di quelli un po' più infantili nel momento in cui scorreggia. Ma anche lì il resto delle persone semplicemente cambiano canale o non tornano poi la prossima volta al cinema e per questo poi siamo andati anche incontro alla morte dei cinepanettoni. Questa è tutta una satira, una riflessione su Hollywood e lo stesso Robert Downey Jr. è una parodia della tendenza che aveva Hollywood fino a una decina di anni fa a richiamare molto spesso quasi solo attori caucasici, rilegando gli attori di colore a parti macchiettistiche riferite molto spesso, troppo spesso direttamente al colore della loro pelle. Un esempio su tutti, Bad Boys 2 di Michael Bay è un film osceno ed estremamente razzista, poiché i due attori protagonisti sono trattati come due neri, ma letteralmente, cioè sono delle macchiette viventi. In virtù di questo nasce il personaggio di Robert Downey Jr. per parodizzare tutto quello, per criticare tutto quello, e oltretutto per il 90% del film ci sarà un attore di colore vero che interpreta un ruolo stereotipato, dando per buona parte del film al buon Robert del deficiente perché sta usando il metodo Stanislavski in maniera veramente ironica, assurda e ridicola, a suo dire offendendo la sua. È una parodia, è una critica a Hollywood, e infatti, che cosa si scopre? Che buona parte delle persone che hanno twittato questa roba non hanno visto il film.
alcune volte su loro stessa dichiarazione. Praticamente che hanno fatto? Hanno tirato fuori un singolo fotogramma dalla pellicola, l'hanno ritagliato, hanno detto: oh, c'è Robert Downey Jr. con la blackface. Non ho visto il film, non so perché, ma mi sembra molto offensivo. Il che sarebbe come dire che Hateful Eight di Tarantino è un film maschilista che incita alla violenza sulle donne, poiché si vedono delle scene dove questi fatti accadono. Basterebbe fare la screen dei fotogrammi dove succedono, avvengono questi atti, estrapolarli e formulare un'accusa, ma sarebbe completamente assurdo che infatti è anche successo questo, dannazione. C'è un'altra piccola parte di persone che ha visto il film, ma evidentemente avevano un QI troppo basso, una capacità di analisi talmente infima da non essere riusciti a interpretare, non dico neanche correttamente, proprio interpretare quello che stavano guardando. È come se avessero visto una serie di fotogrammi, uno dietro l'altro. Non capivano la narrazione, non intuivano i suoni, non riuscivano a concepire che cosa succedeva, no? C'erano questi dialoghi, ma loro non riuscivano con il cervello ad elaborare, a tradurre, a interpretare questi suoni misteriosi provenienti da quella scatola magica che proietta immagini ed emette suoni. Non ci riuscivano. A un certo punto, però, dopo questi quadri, queste opere che si susseguivano, chiamati fotogrammi, ne hanno trovato uno veramente incriminante. Tra l'altro, sorvolando tutta la questione di Jack Black e Ciccionazzi, il ciccia bomba, peto secondo, perché in teoria è body shaming, ma gli sarebbe toccato capire che anche quella era una critica e quindi far cadere anche la prima accusa. Però, visto che questo non si poteva fare, poiché sono polemiche puramente strumentali al far notizia, suppongo, perché non fai neanche bella figura, non hanno compiuto questa operazione. In aggiunta, insieme a questa miriade di tweet lesi, ci sono anche persone che ritengono che il contesto non sia importante. Cioè, il contesto di una battuta all'interno di un film comico per loro non è importante. Ma il mio invito a voi in tutto questo è quello di guardare Tropic Thunder, perché è un film bello, divertente, che merita di essere visto e merita di essere analizzato in una maniera quantomeno normale e, non dico intelligente, mediamente intelligente. Diciamo che un essere umano dovrebbe avere un QI intorno al 100. Già se lo avete intorno al 90, potreste riuscire a capire che cosa vuole dire Tropic Thunder. Certo, se lo avete intorno al 40, quindi gravissima infermità, potrebbe essere un problema. Però a quanto pare qualcuno di questi ha anche Twitter, quindi non mi stupisco di nulla. Questi argomenti, blackface, razzismo, body shaming, sono cose serie, che vanno trattate in modo serio. Ad esempio, in Italia, se proprio volete indignarvi, abbiamo avuto un servizio di Striscia la Notizia contro Giovanna Botteri, che doveva essere ironico, non so se l'avete visto, se ne è parlato ovunque, dove praticamente la offendevano, loro dicevano che era una battuta, ma la offendevano insinuando che non si lavasse perché appariva sempre uguale nei collegamenti, una cosa veramente oscena. Ecco, quello è body shaming, cioè quello è un insulto, quella è un'aggressione completamente immotivata data dall'aspetto fisico, sulla quale potete accanirvi anche voi, poiché una persona oltre 2 anni e mezzo di vita non dovrebbe produrre cose di questo tipo. A quanto pare a Striscia non sono ancora arrivati ai 30 mesi di esistenza cerebrale, quindi purtroppo può capitare di veder passare delle cose di questo tipo. Ma questo è tutto un altro discorso. Guardate Tropic Thunder, perché merita. Ciao! Fotocamera interna, qualità ridotta, microfono esterno spento, quindi audio che rimbomba, probabilmente farà schifo, però... il rosso lo prende bene. Ma è incredibile. Incredibile.